Che cosa troviamo dentro nello zaino fotografico di un videomaker professionista? A seguito di un video recente che ha avuto un discreto successo in cui vi facevo vedere il contenuto della mia borsa fotografica, oggi vi porto un contenuto analogo in cui vi mostro il contenuto della mia borsa quando mi reco a fare video e video soltanto. Ovviamente questo è un caso abbastanza raro perché di solito quando mi chiedono video faccio anche qualche foto, quindi devo sempre fare un po' di dieta mista, però oggi vi faccio vedere che cosa ci sarebbe nel mio zaino fotografico se dovessi fare solo ed esclusivamente video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking, in particolare videomaking, e andiamo a vedere che cosa c'è dentro nel mio zaino fotografico quando devo realizzare video. Ma prima vi ricordo che potete sostenere questo canale con un like a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per non perdere tutte le notifiche. Vi ricordo anche che questo canale porta avanti una politica ferocemente ecologista, per cui ecco il consiglio del giorno: tra uno scatto e l'altro spegnete sempre la fotocamera per risparmiare preziosa energia. Molto bene, come detto, oggi andiamo a vedere che cosa mi porto dietro quando devo realizzare video e video soltanto. Ora, normalmente quando mi chiedono un video io chiedo esattamente che cosa devo fare in maniera tale che vado mirato e mi porto dietro solo quello che mi serve. Oggi invece faremo una cosa un po' diversa, ovvero vi dirò tutto quello che mi potrei portare, perché stiamo facendo un esempio e non so esattamente che tipo di video devo fare, per cui metto sul tavolo tutta quanta la strumentazione. Partiamo con la mia preferita, la regina delle fotocamere mirrorless APS-C, ovvero Canon EOS R7. Questa è una fotocamera che ho adorato dal primo momento in cui l'ho avuta in mano, un po' per il design che mi piace tantissimo, un po' per le prestazioni che sono veramente sbalorditive. Ovviamente per prestazioni parlo anche di qualità, perché la qualità di uscita del file video di questa fotocamera mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Ora devo dire che le ho trovato un difetto. Dopo un po' di tempo di utilizzo mi sono reso conto, prima ero intorpidito dalla novità dell'acquisto, mi sono reso conto che questa macchina non produce il formato All-I per i video, quindi abbiamo a disposizione solamente il formato IPB e IPB Lite, che è peggio ancora. Ora, qual è la differenza tra questi due formati? È una cosa molto semplice, quindi cercherò di non dedicarle troppo tempo. Fondamentalmente, quando registriamo video in All-I significa che ogni fotogramma sta venendo registrato separatamente, quindi nel momento in cui registriamo 24 fotogrammi al secondo, ogni secondo avrà 24 fotogrammi effettivi registrati ex novo. Nel momento invece in cui registriamo in formato IPB, il formato IPB fondamentalmente si basa sulla previsione del frame successivo in base al frame precedente. Fondamentalmente la nostra fotocamera sta compattando il file buttando via le informazioni non necessarie. Vi faccio l'esempio più pratico dell'universo: in questo momento io sto registrando in IPB e è molto conveniente in una condizione come questa per me registrare in IPB, perché il formato IPB sta registrando solamente quello che nel video si muove, perché un video registrato in formato IPB sta memorizzando solamente le informazioni che cambiano tra un frame e l'altro, per cui il formato IPB sta registrando me in questo momento, mentre lo sfondo non sta venendo registrato ogni volta, perché lo sfondo in certe aree, adesso se io metto la mano qua, questo frame deve essere ricalcolato perché c'è un movimento, ma se io tengo le mani qui, queste due aree dove non succede mai niente non vengono registrate ogni volta, vengono registrate ogni tot frame, ma non su tutti i frame, perché alcuni frame avranno una previsione di come sarà quell'area basata sul fatto che negli ultimi 4 frame non è successo niente, per cui staremo registrando solamente le aree che si muovono, ovvero le aree dove ci sono la mia faccia e le mie mani. Fondamentalmente è un formato conveniente, però in certi casi quando si girano azioni veloci e dinamiche può essere un contro, e me ne sono reso conto proprio con l'utilizzo sul campo. Rimane comunque una camera meravigliosa di cui sono stra innamorato, e un difettino del genere ci passo tranquillamente sopra pur continuando a considerarlo un difetto. Va anche detto che per utilizzare una videocamera come questa è stato necessario acquistare delle memory card dedicate, perché scrivere in formato 4K a 24 frame al secondo, perché non giro velocità fotonica sul 4K, mi sembra un po' proibitivo e un po' inutile per quello che faccio io, però comunque anche solo per scrivere il 4K in continuità è stato necessario acquistare delle memory card da 128 giga con una velocità di scrittura devastante, e queste schede hanno un bel costo, diciamo che costano praticamente un euro per ogni giga che ti permettono di immagazzinare, per cui cosa da tenere a mente: le memory card hanno un prezzo ormai esorbitante. Procediamo e vi faccio vedere una vecchia amica che conoscete già. Questa qui è Canon EOS 80D con il 17-55 mm. Questa è una macchina che mi porto dietro sostanzialmente sempre, sia che io debba fare foto sia che io debba fare video, perché è la reflex ibrida per eccellenza, cioè questa fa tutto.
questa fa video e questa il formato online ce l'ha, per cui per certe cose può anche essere meglio, non fa il 4K, quindi mi devo accontentare del Full HD, ma ragazzi si è lavorato in Full HD fino all'altro ieri, per cui è un formato che va assolutamente bene nel 99% delle volte. Io giro in 4K più che altro progetti dove voglio io che ci sia una resa superiore, ma la maggior parte, anzi diciamocelo pure, il 99% dei progetti ormai vanno solo su Instagram, e su Instagram non esiste nemmeno il 4K, cioè viene tutto compresso e compattato ed è tutto minuscolo, per cui e questo ha decretato la grande fortuna dello smartphone nel diventare uno strumento di lavoro anche professionale, perché non c'è più bisogno di questa roba. Finché stiamo su una piattaforma come Instagram, che non privilegia la qualità ma privilegia la quantità, ecco che lavorare in maniera tradizionale non è più conveniente. Infatti io non vedo l'ora che venga abbandonata in massa quella piattaforma e che si migri verso un qualcosa dove la qualità ha ancora un valore. Detto questo, fotocamera con corpo non stabilizzato ovviamente, ma con stabilizzazione nella lente, per cui si riescono a fare delle belle cosine, ma per quanto riguarda questi corpi macchina io di solito tendo a utilizzare un qualche tipo di stabilizzazione. In particolare quello che utilizzo più spesso è questo ragazzaccio qua, che è il DJI Ronin SC, quindi è un gimbal motorizzato, la cosa più normale e banale dell'universo. Questo è un attrezzo molto adatto per le fotocamere mirrorless, perché non riesce a reggere un peso eccessivo, per cui certe fotocamere si riescono a montare, certe altre no. Ovviamente dipende molto anche dall'ottica, diciamo che questo monta qualunque fotocamera purché abbia un'ottica pancake. Quando andiamo su uno zoom anche ingombrante, col cavolo, però va anche detto che uno zoom ingombrante sopra un gimbal è un controsenso, per cui non dovrebbero esserci grossi problemi. Ora, accessorio irrinunciabile tanto in fotografia quanto in video, eccoci qui con un bellissimo cartoncino color checker. Ora, nel video sul mio zaino fotografico vi parlavo di X-Rite e vi dicevo che era tendenzialmente monopolista, infatti è vero, ci sono dei competitor come potete vedere, solo che non hanno lo stesso livello qualitativo. Però che cosa succede? I prodotti di X-Rite sono veramente un pugno nello stomaco in quanto a prezzo, mentre ci sono dei competitor che hanno dei prezzi un pochino più abbordabili. Ora, questo a me è sembrato molto molto carino, e soprattutto per dimensioni, perché mi dà le dimensioni che mi servono per gestire una ripresa. Se io faccio una ripresa come questa, vedete che già il cartoncino occupa un decimo della schermata video. Se era quello di X-Rite era ancora più piccolo, non andava bene. Con un cartoncino di questo tipo io riesco a fare la mia esposizione senza dover stravolgere la mia ripresa tutte le volte. Faccio la mia esposizione sul grigio, ho i miei colori di riferimento se devo andare a modificare i pigmenti, e diciamo che sono a posto. Mi va bene questo compromesso perché mi permette di portarmi dietro un ingombro che è maggiore, perché è molto grande, però è un foglio, quindi non dà così tanto fastidio, e mi permette di lavorare agevolmente durante la ripresa senza dover appunto staccare la videocamera e avvicinarmi al soggetto per fare l'inquadratura e poi tornare indietro dove avevo già fatto la mia composizione. Quindi è molto molto comodo, sicuramente non ha la durevolezza di un prodotto X-Rite e probabilmente neanche l'affidabilità, ma per quello che dobbiamo fare va bene, ci dà comunque un riferimento. Bene, veniamo ora alle cose che non ci si aspetta, perché io spesso e volentieri mi porto una GoPro quando devo fare video. Ora, la GoPro è un oggettino, io non la considero neanche una videocamera, è un gadget secondo me, però è un gadget che ogni tanto può tirar fuori delle cose interessanti, perché questa si può usare per fare dei b-roll, si può mettere sulla camera per avere il punto di vista durante lo shooting, ci si possono fare delle cose carine. Non la considero una videocamera perché non è professionale, la GoPro non è professionale. Con una durata di batteria di 25 minuti e con un aggancio proprietario che è difficilissimo da mettere ovunque perché funziona soltanto con i suoi 4 innesti da bicicletta e da caschetto, è veramente difficile da utilizzare, e soprattutto ha una resa che all'esterno in una giornata di sole va bene, se appena entriamo in un interno fa schifo. Questo qui non è l'ultimo modello ovviamente, adesso ci sono modelli che performano meglio, però questa qui comunque era un bel prodottino. Per quanto riguarda la resa ad alti ISO è assolutamente terrificante, cioè se appena entriamo in uno spazio chiuso è meglio se usiamo lo smartphone, quindi io me la porto, mi piace la resa che ha, mi piace che si possa variare tra fisheye e ultra grandangolo lineare, quindi ha anche delle cose carine, ha dei codec video che sono carini, molto utilizzabili, molto belli, anche al 240 fps, quindi non guasta mai, però è veramente difficile da utilizzare perché è proibitivo utilizzarla se appena non c'è la luce perfetta. Ora voi direte, ma come, non ci parli di Canon EOS M50, ve ne
ne parlerei, ma la sto usando per riprendere. A volte porto la Canon EOS M50 quando devo realizzare video. Diciamo che non la porto se ho già portato Canon EOS R7, perché vanno un po' a coprire la stessa fascia, cioè tutte e due fanno il 4K, cioè sono troppo simili, o porto una o porto l'altra. Se è un lavoro importante di solito porto la R7, ma se è un lavoro poco importante ce la si cava anche semplicemente con qualcos'altro. Ora, sempre parlando di B-roll, vi faccio vedere anche questa, che è una fotocamera di cui io sono veramente innamorato, che è la PowerShot G7X Mark II. Ora, la serie G di Canon io l'ho sempre non adorata di più, infatti la PowerShot G15 è forse una delle mie macchine preferite di sempre. Di sicuro è la macchina che mi ha fatto guadagnare di più in relazione a quanto l'ho pagata, quello senza dubbi. Questa qui è la diretta discendente appunto della G15, quindi è una macchina un po' più compatta della G15. La G15 era un po' più grossa, un pochino più massiccia, questa è molto molto compatta, cioè questa è più piccola di un iPhone, è più spessa, sì, è come mettere due iPhone in tasca uno sopra l'altro, proprio il resto è più piccola della scocca di un iPhone. Ha una qualità fotografica che non è davvero niente male e ha una qualità video che insomma si lascia guardare. Ovviamente fa solamente Full HD, mi pare che arrivi a 59 fps con anche dei codec decenti. Ovviamente non è una camerona, va bene per fare B-roll e va bene per fare certe cose però, perché per esempio quando si fa fotografia industriale magari non si riesce a infilare un obice molto grande dentro in dei macchinari, questa invece sì, e a differenza della GoPro questa qui non tollera benissimo gli alti ISO, però già meglio. Ultimo ma non meno importante, quando faccio video ormai porto sempre con me questi, che sono i microfoni Lark M1 di Holyland. È stata veramente una sorpresa l'acquisto di questi microfoni, perché sembra un giocattolino, è quello che sto indossando anche in questo momento, quindi se volete carpire la qualità audio è quella che state sentendo in questo momento. È stata veramente una sorpresa, perché nonostante sembri un giocattolino e nonostante gli manchino delle caratteristiche che lo renderebbero 100% professionale, è plug and play ed è molto molto comodo, così comodo che spesso e volentieri mi trovo a usarlo anche per i miei progetti, perché è veramente comodo, si attacca ed è già pronto, basta averlo ricaricato. È un microfono con la cancellazione attiva del rumore, per cui se io lo stessi usando in un ambiente molto rumoroso andrebbe a cercare di isolare la mia voce, quindi la sorgente audio più vicina, e andrebbe a isolarla da tutto il resto. Ho fatto dei test, ovviamente nel momento in cui si attiva la cancellazione del rumore si va a scalpellare via frequenze anche dalla voce, però riesce in maniera abbastanza efficace a isolarla da contesti anche molto rumorosi, quindi contesti che con un microfono normale sarebbero completamente impresentabili, bisognerebbe buttare le riprese e rifarle ex novo in un secondo momento. Con questa cancellazione del rumore diventa quantomeno presentabili, in contesti ovviamente dove sia chiaro al cliente per primo e agli osservatori del video subito dopo che stiamo comunque riprendendo in un ambiente rumoroso, che quindi non saranno riprese silenziose, saranno riprese con un rumore di sottofondo, però con un rumore di sottofondo circoscritto a sufficienza da riuscire a sentire la voce con molta chiarezza, anche se con una qualità della pasta vocale non proprio ottimale. Ultima cosa, ma non meno importante, devo confessare che questo è uno strumento che quando bisogna fare video mi porto sempre dietro, per una serie di motivi. Intanto perché è utile, lo si può usare come gobbo, lo si può usare per tantissime cose. Non sapete quante volte mi capita di fare riprese dinamiche e di arrivare in punti magari con un cambio di luce dove c'è buio. Magari se io non me l'aspettavo, il cliente non me l'ha detto perché il cliente non è tenuto a saperlo, magari il cliente sta facendo un video tipo intervista, però a un certo punto mi dice no, guarda, inquadra qui dentro nel cassetto, si vede che... Allora io che cosa faccio? Tiro fuori il cellulare e attivo la torcia, perché mi ha colto impreparato. E quindi anche se è sbagliato lavorare così, se io l'avessi saputo prima gli avrei messo una luce su quel maledetto cassetto prima, in maniera tale che quando ci andavo a fare la ripresa era già illuminato, ma se mi coglie di sorpresa... Io cerco di seguire quello che sta facendo, non mi faccio cogliere impreparato, tiro fuori il telefono, accendo la torcia e la ripresa gliel'ho fatta. Poi al termine gli dico, guarda, senti, facciamo un B-roll, facciamo una seconda camera quando apri il cassetto, vi faccio uno stacco e la facciamo meglio, se c'è tempo. Se non c'è tempo,
E così me la sono cavata, per cui telefono veramente salvavita. Inoltre, in alcuni casi, metti magari che la G7X ha finito la batteria, o metti che non l'ho portata dietro perché mi hanno fatto allontanare, o qualunque altro motivo, se devo fare dei B-roll o se devo fare una qualsiasi altra cosa, magari posso utilizzare la fotocamera o la videocamera del telefono, che ha comunque una buona qualità. Fra l'altro, gli iPhone girano in 4K a 24 frame al secondo, quindi mi dà anche un file con un codec che posso utilizzare. Anche se poi questo si sfarina appena gli metti sopra un filtro, un color grading di qualunque tipo, va subito tutto a carte 48, quindi bisogna usarlo con estrema parsimonia. E anche qui in ambienti interni si sfarina subito, è pieno di pixel, è pieno di rumore, quindi non è uno strumento professionale. Però in certi casi, sapete come sono fatti i clienti, quando sei lì a fare il lavoro poi ti dicono: ah, fai anche quello, ah, fai anche quello, fai questo, fai quello, fai questo, fai quello. C'è il momento che dici: senti, sta roba che mi stai dicendo di fare, tanto io nel video non la userò, allora ti faccio vedere che l'ho fatta con l'iPhone, tanto poi sappiamo che non la usiamo e quindi non mi serve tutta questa qualità. Questo ai clienti non dite che ve l'ho detto io, però. Ovviamente in tutto questo è molto importante ricordarsi che dobbiamo coordinare un pochettino tutto questo materiale. Io per sicurezza mi sono fatto un appunto mentale, mi sono detto: si gira sempre in 4K se è disponibile, se no in Full HD, si gira sempre a 24 frame al secondo e si gira sempre andando a bilanciare la luminosità ambientale. Per cui se siamo in esterna, io tendo a mettere 5400 Kelvin, se siamo in interna con luce controllata, idem, perché è una temperatura che mi permette di non dover fare nessuna modifica dopo. Sulla ripresa che voi state vedendo, io non faccio modifiche di colore perché l'ho già tarata in camera. Per quanto riguarda i codec, lì possiamo variare, anzi dobbiamo variare, perché le cose che vi ho fatto vedere hanno codec diversi, quindi non posso usare lo stesso codec per tutte quante. L'importante è che cerchiamo di mantenere almeno i frame al secondo e cerchiamo di mantenere un colore più costante possibile, anche se non è possibile. Perché una R7 non avrà mai gli stessi colori di una GoPro, così come non avrà mai gli stessi colori di un iPhone, e ovviamente i colori migliori sono quelli della R7, ovviamente, però dobbiamo adeguarci un pochino, e la R7 è quella col file più duttile, quindi se devo bilanciare una ripresa fatta con un iPhone e una ripresa fatta con una R7, sarà la R7 che modificherò per avvicinarsi all'iPhone, perché la R7 regge quella modifica, l'iPhone no. Ora, ovviamente, a corollario di tutto quello che vi ho fatto vedere, ci sarebbe da parlare di 100 altre cose, perché ci sono luci, lucette, pieno di roba che io dovrei portarmi dietro quando faccio video, ma la verità è che queste cose non stanno nel mio zaino fotografico e non sempre me le porto, per cui vi ho fatto vedere solamente quello che sta dentro nello zaino. Ci sono appunto 100 cose in più di cui avrei potuto parlarvi, ma mi riservo di farlo in un video successivo. A questo punto, se avete domande su quello che vi ho fatto vedere, sull'impiego di quello che vi ho fatto vedere o su altre cose che state pensando eventualmente di acquistare, io vi aspetto nei commenti. Vi ricordo che potete supportare questo canale con un like a questo video oppure semplicemente con l'iscrizione e attivando la campanella. Sono azioni che per voi sono completamente gratis, ma aiutano molto la crescita. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.